Oggi parliamo di un argomento particolare. Spesso ricevo una domanda che può sembrare banale nella sua risposta, tuttavia potrebbe essere un argomento di interesse di diverse persone. La domanda è: si può fare prevenzione sulla caduta capelli? E la risposta è sì. Perché dobbiamo fare prevenzione sulla caduta capelli? Perché spesso e volentieri noi possiamo affrontare determinati periodi dell'anno in cui i capelli cadono maggiormente, in cui un periodo in cui si assottigliano, rispondono meno alla messa in piega, sono meno tonici. È risaputo che la caduta stagionale ormai non è più così frequente, non è più così determinata. Esistono delle varie forme di caduta che riguardano un po' tutto l'anno. Si può fare prevenzione, per esempio, proprio nel periodo estivo, perché ci si può ritrovare alla fine dell'estate con il capello molto sciupato, atonico e con una caduta maggiore. Quindi le cadute stagionali classiche, primavera ed autunno, sono un po' un fatto che riguarda il passato. Esistono poi delle forme di caduta femminile che riguardano proprio il periodo di inizio estate, tra giugno e luglio. E non di meno, comunque, manteniamo quello che potrebbe essere la problematica nei cambi di stagione. Come possiamo prevenire la caduta di questo tipo? Esistono delle soluzioni adatte a contrastare le cadute non più stagionali ma occasionali, ma addirittura a prevenirle queste cadute. Mi riferisco in modo particolare a dei prodotti di origine vegana che sono stati realizzati da MB Italia. In modo particolare mi riferisco al rituale caduta progressiva di Bionatur. Bionatur è una linea che è stata realizzata proprio con delle specifiche caratteristiche di dermocompatibilità e di produzione totalmente vegetale. In modo particolare, il trattamento prevede l'utilizzo di uno shampoo. Questo shampoo ha una caratteristica specifica unica. Perché? Perché è stato realizzato con acqua vitalizzata. L'acqua vitalizzata è un'acqua che è stata depurata con i campi magnetici, pertanto riacquista la sua destromemoria. La destromemoria è una caratteristica dell'acqua che è totalmente pura e quindi ci dà la possibilità di riparare tutto ciò che è un errore a livello cellulare. La nostra pelle può presentare delle problematiche, ecco che utilizzare uno shampoo che alla base ha l'acqua vitalizzata significa ripristinare le condizioni ottimali della cute, ma anche rendere il capello molto lucido, molto elastico, brillante. Inoltre, in questo shampoo sono stati inseriti due principi attivi che costituiscono delle terapie anticalvicie. La Serenoa repens è una pianta grassa che viene dal Sud America, e la Boemeria nippononiwea è un'urticacea. All'interno di questo shampoo ci sono questi estratti vegetali. Inoltre, proprio per fare magari prevenzione per quanto riguarda le eventuali irritazioni o per quanto riguarda l'instaurarsi di batteri o di parassiti sul cuoio capelluto, è stato anche inserito il tea tree oil. Quindi è uno shampoo che è adatto a chiunque voglia fare un po' di prevenzione, sia per quanto riguarda la caduta, ma anche per quanto riguarda eventuali irritazioni. A chi proporre l'utilizzo di questo shampoo? Sia agli uomini quanto alle donne, ma anche ai bambini, proprio per la sua dermocompatibilità. Oltre allo shampoo, abbiamo un trattamento. Questo trattamento contiene i medesimi principi attivi dello shampoo ed è in spray. Questo spray è chiuso ermeticamente al fine di non disperdere la quantità di oli essenziali e estratti vegetali di cui è costituito il trattamento. Questo trattamento può essere utilizzato ai lavaggi, dopo il lavaggio del testa, oppure può essere anche utilizzato durante la settimana, anche 3 volte alla settimana, senza dover lavare per forza i capelli, a seconda delle nostre esigenze e delle nostre abitudini. E infine, una grossa novità, sono dei patch che accompagnano l'utilizzo di shampoo e trattamento. Sono dei piccoli adesivi contenuti in queste bustine, ogni scatola ne contiene 30
E che cosa hanno di speciale questi patch? Che contengono la Serenoa repens, quella pianta che funge da terapia anticalvizie. Sono cerottine che si applicano nella zona retroauricolare, sono attivi fino a 12 ore, pertanto li si possono applicare alla sera e si possono togliere l'indomani. Insieme alla Serenoa repens, in questo patch troviamo la peonia, l'humulus lupulo e un'ortica, mirate a conservare l'igiene del cuoio capelluto. Tuttavia, Bionatur si avvale anche della collaborazione di acconciatori fitolistici qualificati. Pertanto, a una persona che vuol completare e preoccuparsi in modo adeguato quello che è la prevenzione o il trattamento di lieve caduta, consigliamo di affidarsi ai negozi fitolistici, dove troverà all'interno dei professionisti che eseguiranno un'indagine tricologica con la tricocamera, valuteranno le condizioni del cuoio capelluto ed eventualmente proporranno degli affiancamenti di trattamenti igienizzanti proprio per quel tipo di situazione che andranno a evidenziare. Che cosa attenderci dall'utilizzo di questi prodotti? Innanzitutto una limitazione per quanto riguarda la quantità di capelli che cadono, ma soprattutto quello che è una risposta in termini di fattore di ricrescita. Infatti la lozione si chiama lozione fattore ricrescita proprio perché stimola molto la ricrescita del capello. È un prodotto che va utilizzato a seconda delle necessità, ma la risposta la dà nell'immediato. Non necessariamente bisogna fare un trattamento che è prolungato nel tempo. Inoltre, questa tipologia di trattamento ci dà anche una risposta per quanto riguarda la tonicità del capello, la sua lucentezza, la brillantezza del colore. Quindi non solo affrontiamo quello che è la prevenzione o la gestione di quello che è una caduta limitata, ma anche affrontiamo la bellezza del capello. Bene, io spero di essere stata esaustiva sulla prevenzione e a presto per affrontare un altro argomento di tricologia.